Nico Pirozzi, Salonicco 1943, per le edizioni dell'Ippogrifo. 1941, arrivo dei tedeschi a Salonicco, una apparente tranquillità per 50.000 ebrei residenti, ma ad un anno e mezzo qualcosa cambierà. Che cosa? Gli ebrei sono convocati nella piazza principale di Salonicco e sottoposti a degli esercizi ginnici per l'intera giornata. Il dramma scatta nel febbraio del 1943, quando i nazisti decidono di deportare tutti gli ebrei di Salonicco, oltre 50.000 persone. A Villa Olga, sede del consolato italiano, cosa accade? Si insedia il nuovo console, Guelfo Zamboni, un diplomatico romagnolo che mette a punto un progetto di salvataggio, crea dei certificati di cittadinanza provvisori, riesce a mettere in salvo circa 650-700 ebrei, sottraendole alla deportazione. Perché ricordare oggi Salonicco 1943? Per quello che è stato per 500 anni un modello di integrazione, perché ci fa capire cosa può succedere quando l'orologio della memoria impazzisce.